Sono 13 i punti percentuali che separano la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in Italia dal target vincolante fissato dall'Europa al 65% dell'immesso a consumo. Tutto questo nonostante nel 2020 il sistema sia riuscito non solo a far fronte all'emergenza pandemica, continuando a garantire il ritiro dei RAEE su tutto il territorio nazionale, ma addirittura a fare meglio dell'anno precedente, segnando un aumento del 6,35% delle quantità raccolte e avviate a corretto trattamento e portandole a oltre 365.000 tonnellate. Il problema però è che ce ne sono più di 200.000 che ancora oggi spariscono dai radar, ostacolando il percorso verso i target UE, ma soprattutto alimentando traffici illeciti e gestioni abusive. Lo dimostrano i dati presentati dal centro di coordinamento RAEE, secondo cui sono 6,14 kg pro capite correttamente raccolte a livello nazionale, a fronte di un target europeo di 10 e con un ampio divario tra i 7 del nord dei 4,7 delle regioni del sud, regioni dove continua a pesare non solo l'assenza di una rete capillare di centri di raccolta comunali, ma anche il radicamento di pratiche non corrette di gestione che sottraggono RAEE ai canali ufficiali per consegnarli nelle mani degli operatori del cosiddetto canale informale, tra impianti di trattamento non ottimali e veri e propri smantellamenti abusivi, con l'obiettivo di strappare dalle apparecchiature a fine vita tutto quanto può essere rapidamente facilmente monetizzato, soprattutto ferro e rame. Ma quanti sono i RAEE che mancano all'appello? Stiamo parlando di 50.000 tonnellate per i raggruppamenti dei grandi elettrodomestici, sia R1 che R2. Stiamo parlando di circa 3.200 tonnellate di sorgenti luminose, ma soprattutto di circa 190.000 tonnellate per quanto riguarda il raggruppamento 4, quello che riguarda i piccoli elettrodomestici e tutto ciò che non trova collocazione nel resto dei raggruppamenti. Ecco, questa è la sfida, perché questi rifiuti di fatto si generano. Noi cittadini produciamo questi RAEE, ma vengono gestiti in maniera non corretta, o direttamente dal cittadino che non li colloca nel luogo idoneo, o, laddove questo dovesse avvenire, da parte di chi li deve gestire, che li avvia a un percorso non corretto, spesso e volentieri non chiamandoli col nome giusto, e quindi favorendo delle operazioni che sono non sicuramente quelle richieste per recuperare quei materiali che Luigi Palumbo ci diceva sono presenti nei RAEE e sono importanti. Materiali preziosi, quelli contenuti nei RAEE, che fanno gola a molti e attorno ai quali si concentrano gli interessi e gli appetiti di un'autentica filiera parallela, particolarmente radicata nelle regioni meridionali, come in Campania, dove il tasso di raccolta pro capite è di poco superiore ai 3 kg, il più basso a livello nazionale, e dove quello che resta dei RAEE cannibalizzati abusivamente finisce ad alimentare discariche abusive e roghi. Si vede un camioncino, chiaramente non della casalinga, né tantomeno, forse può essere uno svuota cantina, ma più probabilmente è un'attività produttiva, che scarica accanto al campo rom di Giuliano. Cioè, questa è sostanzialmente una discarica barra inceneritore abusivo. Il tema è che questo lavoro lo fanno perché c'è un buco nel sistema. Un sistema che sfrutta le falle di quello ufficiale, come ad esempio la nebbia che spesso avvolge il servizio di ritiro obbligatorio delle vecchie apparecchiature in sostituzione dei nuovi elettrodomestici venduti da parte dei distributori. Soggetti che spesso e volentieri hanno avuto sul territorio comportamenti non totalmente conformi, mi riferisco in particolare alla distribuzione che non in tutte le attività che svolge segue fino in fondo quelli che sono gli obblighi che hanno, magari consentendo a qualcuno di lasciare con il proprio camioncino 5-6 frigoriferi abbandonati da qualche parte, pur avendone fatto il ritiro a casa del consumatore. E magari anche dopo averne cannibalizzato le componenti di maggior valore, lasciando poi all'ultimo anello della catena illegale il compito di liberarsi di ciò che rimane, spesso dandolo alle fiamme in cambio di pochi euro.